Questo è un elmo cosiddetto attico, anche questo è un elmo di origine greca, in particolare ellenistica, diffuso poi anche in ambito romano presso gli ufficiali. Poteva essere decorato con piume e coda in crine di cavallo. Quest'altro elmo invece è il cosiddetto italo-corinzio, cioè una versione della penisola italica dell'elmo corinzio utilizzato dai romani in epoca monarchica. Anche questo tipo di elmo era decorato con vistose creste e piume. Quest'altro elmo invece è l'elmo più diffuso della penisola italica, prende il nome di Montefortino ed era una semplicissima calotta con due paraguance, quindi molto facile da costruire e da assemblare. Era inoltre decorato, sappiamo dalle fonti, con tre piume di colore porpora oppure nera o una coda in crine di cavallo. Quest'altro è l'elmo dei Velites. I Velites erano gli schermagliatori dell'esercito romano repubblicano e avevano la caratteristica di porre sul proprio elmo una pelle di animale che poteva essere generalmente di tasso di volpe o di lupo.